Amici e amiche del calcio femminile, una buonasera da Walter Pettinati e dalla redazione di calciodonne.it. Il martedì di calciodonne, appunto, ogni martedì l'appuntamento per parlare di calcio femminile. E io questa sera, che ringrazio per essere qui con noi, sono andato a scomodare Irene Spallucci, che la vedete virtualmente Buonasera. accanto a me. Buonasera Irene, grazie di essere Buonasera a qua. tutti. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Insomma, per me è un onore partecipare alla tua trasmissione, toccare e parlare di calcio femminile a 360 gradi, quindi con tutti i nostri follower che man mano ci vorranno seguire. Infatti hai centrato subito lo scopo, no? È quello di parlare per trasmettere l'opinione di calciatrici, in questo caso ex fresca calciatrice, allenatrice, istruttrice, insomma. Sì. L'importante è parlare di calcio femminile, sentire tutte le opinioni, in maniera da farci un'idea indistintamente sui pensieri che ruotano intorno all'andamento di questo calcio femminile. Beh, sì, l'importante è parlare di calcio femminile, quindi per far capire a tanti che ancora lo ignorano, che è un movimento che sta prendendo piede, che è un movimento importante, è uno sport come tutti gli altri e quindi è importante parlarne, quindi far capire alla gente, insomma, i vari punti di vista. Eh sì, sono d'accordo. Purtroppo lo sport femminile è un pochino tutto sottovalutato e anche di questo vorrei parlare, no? Perché oltre che di calcio, poi ultimamente mi sono occupato con tante interviste nel ciclismo e sto facendo anche interviste a sportive anche di una certa importanza in ogni sport, in tutte le discipline. Quindi ho fatto il pugilato, il tennis, il mezzo fondo. Domani sera addirittura c'è una campionessa del mondo di nuoto sincronizzato. Quindi come farò a uscirne fuori non lo so. Però io sono curioso, ho sempre un sacco di domande e mi piace tutto lo sport, specialmente quella femminile. Ma perché secondo te questo sport femminile, indipendentemente dai risultati? Perché ci sono delle discipline che proprio le donne italiane vincano tutto. Come mai non gli viene data l'importanza che meriterebbe? Beh, forse questa domanda bisognerebbe rispondere guardando un po' alla nostra cultura, la genesi della nostra cultura, dove comunque la donna non aveva un ruolo primario, diciamo, nella vita sociale, aveva un ruolo primario nella vita di famiglia. Quindi forse questo ha portato a far sì che la nostra cultura, cioè parliamo degli anni che furono, ma arrivando anche agli anni nostri, la donna è sempre stata un passo dietro l'uomo per quanto concerne lo sport, insomma, che non si ritiene un argomento, un aspetto prioritario della vita di una persona. E almeno, diciamo, in questa cultura un po' con i paraocchi, un po' vecchiotta. Ora si sta cercando quantomeno di riuscire non a stare allo stesso passo dell'uomo, ma comunque di arrancare dietro, di starci, di stare in questo mondo, di stare in questo aspetto, che comunque è un aspetto fondamentale. Ora possiamo dire sì che lo sport nella vita di una persona, insomma, ha raggiunto quei traguardi di essere una questione fondamentale. Di benessere, dal punto di vista terapeutico, sanitario, e quindi sta prendendo piede man mano, insomma, nella vita di tutti quanti, anche delle donne. E anche perché queste donne, voi donne, non avete un freno, non avete limiti, perché questi limiti riuscite a batterli giorno dopo giorno, no? Allenamento dopo allenamento, e oltre ai limiti anche le barriere. Perché insomma, se si pensa che magari già il famoso Décubartin proibì la partecipazione delle donne alle Olimpiadi. E tant'è che in quegli anni poi uscì fuori anche
una signora che poi alla fine riuscì a... Ma ecco, ma lì si parla di un secolo fa, quindi lasciamo perdere quello che era la cosa un pochino, diciamo, vergognosa, ecco, lo dico io, è che oggi nel 2020 purtroppo ci siano ancora queste cose qua. Purtroppo sono degli strascichi, insomma, se non ci si impegna a 360 gradi affinché tutti gli sport femminili, tutte le donne possono avere le stesse opportunità con gli stessi riconoscimenti, stiamo sempre, non dico un secolo fa, ma comunque stiamo sempre dietro. Ecco perché, insomma, diciamo, nel mondo del calcio qualcosa si sta muovendo, ma grandi, cioè, molto difficilmente, insomma, si respira un po' di professionismo, è cosa che anche gli altri sport dove ci sono grandi campionesse non hanno. Quindi, insomma. Come tutti sappiamo, chi sta dietro almeno al femminile, in Italia per una legge di Stato le donne non possono diventare professioniste. E che sia lo Stato a proibire questa disparità, cioè a fare questa disparità tra uomo e donna, tutt'oggi è bruttina come cosa. Poi ha comunque demandato le federazioni a dire quali sono gli sport che possono diventare professionisti o quelli no. Tant'è che negli sport individuali le ragazze più forti diventano dipendenti delle forze di Stato, no? Quindi polizia. Invece negli sport di squadra Impossibile è impossibile. avere tanti carabinieri, tante poliziotte che giochino, insomma, in una stessa squadra. Quasi Ecco, irrealizzabile. no, addirittura nel ciclismo hanno fatto un doppio tesseramento. Quindi la ragazza che fa parte delle Fiamme Oro può anche essere tesserata per la Puglia Trani. Quindi hanno questo doppio tesseramento, questo doppio stipendio, perché chiaramente le gare nazionali le devono fare con le Fiamme Oro o con le Fiamme Gialle o con Vabbè, con tutte. i Con le varianti. varie enti e le gare invece internazionali. Ora però è intervenuto l'Unione Ciclistica Internazionale e gli ha detto: con queste italianate basta, o sono dilettanti o sono professioniste. Quindi anche questa sarà una bella. Comunque, purtroppo per adesso è così. Ecco, invece per rimanere nel calcio. Rimanendo nel calcio, l'arrivo di queste squadre, di questi club professionistici, come lo vedi? Allora, sicuramente ha dato un tocco più alto, un livello tecnico, organizzativo, gestionale migliore rispetto alle tante squadre dilettantistiche che stavano. Questo, diciamo, tra i lati positivi. Tra i lati negativi c'è che è venuto un po' meno quel senso di passione, cuore, che tutte le varie squadre, tutti i vari presidenti che fino a prima che intervenissero questi club hanno dato, è venuta meno e quindi molte squadre si sono perse. Quindi, ad esempio, io ricordo i trofei, i traguardi raggiunti dal Brescia, che ora milita in Serie C, ma che comunque ha vinto scudetti e Coppa Italia in anni di seguito. E ora è diventato il Milan. Ricordo l'Atalanta, era un'altra squadra, è stata assorbita dall'Atalanta, che poi non è potuta più iscriversi perché il club ha dovuto fare i conti un po' con i budget a disposizione, quindi abbiamo perso l'Atalanta, che era, non ricordo come si chiamava, Si insomma, la chiamava squadra Mozzanica, sì, una squadra Mozzanica, sì, dove che giocava la come Giacintisa, Brescia era una vita che facevano calcio, lo che faceva a facevano. certi livelli. Acquisiti dai club, allora abbiamo avuto il riscontro del Milan, che comunque sta migliorando sempre di più, organizzazione, staff tecnico e anche ragazze. Invece, purtroppo, ahimè, per il Mozzanica, l'Atalanta, cioè, vivrà di ricordi che non, perché, insomma, la squadra non è stata, non si è più iscritta.
La Juve è un buon esempio, però ad avere tutti, insomma, uno staff dirigenziale, gestionale alle spalle che c'hanno che c'ha la Juve, insomma, è soltanto, insomma, un po' da invidiare, da sperare, insomma, che un po' tutte questi grandi club riescano a, come dire, carpire, a prendere queste squadre e farle sé. Non soltanto per un vincolo federale, ma anche perché, insomma, è uno sport alla stregua dei maschi e quindi è uno sport che va seguito, ha bisogno di cure. Sì, ecco, io infatti non sono, non, cioè, sono rimasto deluso dal fatto che queste squadre professionistiche, quando sono arrivate, hanno escluso a priori tutti i dirigenti, anche di grande esperienza, che ruotavano intorno, addirittura anche gli allenatori, che Sì. ruotavano nel femminile da tanti anni, no? Quindi adesso si ritrovano con delle squadre dove non ci sono menti storiche, dove non c'è chi conosce l'ambiente, le calciatrici, le abitudini, il caratterino delle calciatrici, e quindi si vede, insomma, anche tante campagne acquisto fatte in poca la maniera, buttare via soldi. Però d'altronde, ecco, una cosa che magari risulta positiva a priori è proprio il fatto che queste ragazze, giocando nella Juventus, la dico per prima perché secondo me è quella che ha fatto più di, meglio di tutti, no? Certo, sì, Però condivido. nella Fiorentina, nel Milan, nella Roma, insomma, in tutte le squadre che sono venute, anche nel Sassuolo, tutte squadre che sono professionistiche, quindi non hanno il problema di darti i 50 euro di rimborso spese come succedeva nei dilettanti, che Sì. bisognava spesso mettere mano a tasca per queste cose, e hanno dato chiaramente il livello delle ragazze atletico è aumentato, almeno Certo, sembra, no? sì, questo sì, insomma lo si vede anche dalle partite che vediamo su Sky, quindi c'è una maggiore visibilità, cosa che magari se fossimo rimasti noi dilettanti, diciamo, questa visibilità non l'avremmo ricevuta. E quindi hanno fatto un buon lavoro sicuramente, però bisogna stare molto attenti, insomma. Quando succedono quelle cose che ho detto prima, quando il club, per una questione puramente monetaria, finanziaria, fa delle scelte di tagli e taglia sul femminile. Questo no, insomma, non si può eliminare un movimento, una squadra per questo. E infatti, anche questo è un argomento su cui ci sarebbe da parlare tanto, perché secondo me l'unico che ne hanno beneficiato sono le ragazze, e la visibilità anche del movimento, perché vedano giocare la Serie A, vedano queste belle partite e quindi si informano, chiedono le ragazze il nome. E anche vedano le partite, perché io ho tanti amici che il calcio femminile non ne volevano sentire parlare, e ora invece guardano quando ci sono, quando c'erano, guardavano le Sì. partite. Ecco, ma anche questo è un punto che a me mi ha fatto riflettere tanto, cioè mancavano 6 giornate alla fine, e se avevano anche dato un contributo irrisorio perché non bastava per mettere in sicurezza gli ambienti. Però non hanno voluto finire il campionato di Serie A, e questo non è stato un bel segnale, secondo me. Sicuramente no, diciamo che proprio il mondo del calcio ha vissuto questo momento di emergenza penando, è stato, insomma, le ultime scelte sono state dedicate proprio al mondo calcistico e hanno penalizzato un po' come, diciamo, ce l'aspettavamo che le donne non era importante, ecco, magari terminare il campionato e che avrebbero trovato un rimedio. Pur di evitare, insomma, eventuali costi, eventuali disagi che si sarebbero potuti creare, cose che comunque nel maschile hanno previsto. Sì, diciamo, hanno fatto questi
adeguamenti, accorgimenti, disposizioni che man mano, ora che vediamo le partite, diciamo, non è che vengono seguiti letteralmente, però tipo la classica mascherina, chi ce l'ha, chi non ce l'ha in panchina, vabbè. E per le donne hanno fatto questa scelta, quindi ci volevano proteggere maggiormente. Ci facciamo una risata e Prendiamola magari la vediamo che così. vi vogliono tenere nell'ovatta al sicuro da ogni Certo. virus, perché insomma, diciamo che siccome Siamo la parte fragile. si sono accorti che sarete il futuro, allora Certo. dice teniamo al sicuro almeno il futuro, no? Visto Può che questi darsi, però. maschietti, ecco, ma da giocatrice e dal tecnico, che differenza c'è tra il gioco espresso in generale dagli uomini con quello espresso dalle donne, il comportamento, l'etica in campo, un po' tutto. Vabbè, per quanto quando parliamo di gioco espresso, vabbè, il gioco degli uomini è sicuramente più veloce rispetto a quello delle donne, ma non per questo, diciamo, è meglio o è peggio quello delle donne, perché comunque le ragazze generalmente sono dotate di una tecnica che magari in un'azione possono, diciamo, imprimere il loro valore. Quindi è un gioco più lezioso, più tecnico, più complesso, ecco. Invece quello dei maschi è molto più veloce. Non si può fare un confronto tra una gara di una partita di calcio maschile con quella femminile, perché esprimono dei valori completamente diversi, ma questo è proprio per la natura, insomma, della conformità della giocatrice e del giocatore, che insomma il giocatore ha una forza, una resistenza, una potenza maggiore rispetto a una giocatrice. Ecco perché il confronto è impari, quindi si dovrebbe confrontare partite femminili con altre partite femminili e non queste cose ibride. Dal punto di vista degli allenamenti, più che altro dell'approccio che si deve tenere con le ragazze, oddio, io non mi è mai capitato di allenare maschietti se non, diciamo, alti 1 metro, quindi piccoletti. E secondo me bisogna, insomma, è la stessa tipologia di allenamento, bisogna tenere testa, anzi con le donne un po' di più, perché secondo me tendono ad essere più furbe, più giocherellone, più così. Però dal punto di vista, Polemiche, diciamo, va. sì, anche, però dal punto di vista tecnico, cioè bisogna essere di polso, così come lo si è con i maschietti, se si vuole imprimere, dare dei valori, trasmettere degli insegnamenti. Però nelle donne certe situazioni di gioco non si vedono, e qui però mi riferisco alla simulazione, al fallaccio, a tutte queste messe in scena che fanno questi professionisti. E la mia paura è che non è che piano piano anche queste donne le influenzeranno con i soldi e A inizieranno a fare buttarsi per terra anche loro. La questo Giacinti qualche volta l'ha già fatto, e qui la voglio sculacciare in diretta. ma oddio non te lo so dire. Però, insomma, vedremo un po', cioè, non ti so, spero di no, insomma, che manteniamo la nostra originalità, la nostra voglia di giocare al Lealtà, 100% insomma. senza la lealtà, sì, senza sgamuffevare, quindi speriamo in bene di non vederle, insomma. Tornando un passettino indietro nella nostra chiacchierata, si parlava delle calciatrici, delle straniere. Prendendo proprio il caso Apuria Trani, un paio di stagioni Sì. fa si riempì di straniere. Ora io mi chiedo, no? C'è stato un lieve aumento dopo anche il mondiale di partecipazione giovanile al calcio. Le società danno più opportunità alle ragazze di allenarsi professionalmente. Però credo che tutte queste straniere che arrivano in Italia, di cui una buona parte, se non per dire una larga parte, non sono niente di eccezionale, sia in Serie A, sia in Serie B, sia in Serie C, ma perché le società sono costrette a
a pescare all'estero anche a occhi chiusi? Una bella domanda questa. Forse perché, insomma, in Italia non abbiamo ancora i frutti del lavoro sul settore giovanile che stiamo facendo in questi anni. Quindi è difficile reperire delle ragazze che abbiano che esprimano un valore tecnico. Ora, sul potenziale valore tecnico delle straniere non ci soffermiamo perché, come detto, molte volte si cerca di fare si fa una campagna acquisti ad occhi chiusi, quindi il vero valore della giocatrice non lo si conosce se non lo si vede in campo. E quindi in Italia abbiamo questa difficoltà che speriamo un po' tutti, che insomma tra 10 anni di stare a parlare di un altro tipo di calcio, di far mercato magari, di guardare nei vari settori giovanili, nelle varie primavere delle squadre, per poter dare un'opportunità in più a queste giovani che comunque stanno crescendo in questi anni. Mi auguro questo. Anche perché si vede che magari squadre anche come la Juve o altre squadre, e alcune giovani le mandano poi a fare esperienza sempre in Serie A in squadre, diciamo, Obiettivi. con meno obiettivi, no? Quindi qui in questo caso c'è la possibilità di farle giocare. Però tante ragazze, se arrivano le straniere e le tieni in squadra perché sono ragazze promettenti, ma non le fai giocare, poi quando vanno a fare le competizioni europee con la nazionale, under 19 o under 17, non sono inferiori tecnicamente, però poi ne toccano atleticamente perché gli manca proprio il ritmo partita. Sì. Sì, vabbè, quelle sono scelte societarie che fanno, credo, in vista degli obiettivi che ogni società si prefigge a inizio stagione. Quindi se la Juventus sa che deve giocarsi la Champions League con varie squadre che comunque sono di livello abbastanza alto, il livello europeo è molto più alto rispetto a quello tecnico, ovviamente magari fa crescere la piccoletta in una squadra dove sa che ha una certa continuità di gioco. È una scelta che fa la dirigenza, per, insomma, non perdersi la ragazzina promettente e poter disputare, insomma, un livello almeno alla pari. Ecco, ma è sempre riguardo di queste storie, no? Tante di queste ragazze arrivano anche perché questi tanti appassionati si sono inventati procuratori, agenti, quindi ora sono tutti esperti e portano in Italia, vendono, comprano. Ecco, ma secondo te la figura del procuratore, indipendentemente da quello più bravo o quello meno bravo, è importante nel calcio femminile oppure no? Il procuratore, diciamo, si sta ritagliando ultimamente un ruolo importante. Perché ultimamente? Perché si sta cercando di alzare il livello tecnico del campionato, delle squadre, si cerca di puntare a determinati obiettivi fin dall'inizio della stagione, quindi ci si rivolge a queste figure. Penso giri per il mondo per trovare talenti. Una volta in Italia bisogna anche vedere se il calcio giocato fino alla stagione precedente della ragazza straniera sia uguale a quello italiano e quindi ci si trovi in una condizione in cui la ragazza possa esprimersi al meglio. Cioè, non è detto che magari la ragazza ha un valore tecnico inferiore rispetto alle altre italiane, alle altre ragazzine. Può darsi anche, cioè può capitare anche che magari la ragazza non si esprime perché non si trova a suo agio e quindi cioè il calcio italiano, anche femminile, è un calcio più fisico, quindi ci può stare che la ragazza non si esprima nel fare un contrasto e quindi non dia, insomma, la migliore prestazione per cui il procuratore l'aveva scelta. Il procuratore, ora come ora, sta avendo un ruolo importante, sì, con Ecco, ma tutte i le squadre. risultati. Bisognerebbe poi magari fra qualche anno fare un pochino un summit per capire se dalle società se poi hanno avuto dei riscontri positivi oppure prendere queste ragazze. Anche io stasera ho criticato nel ho
pubblicato il comunicato stampa del Napoli per come me l'hanno mandato, ci mancherebbe altro, però quando l'ho condiviso sul mio profilo l'ho criticato un po' ironicamente, no? Ho detto: Mister Marino, che io stimo perché ritengo uno dei migliori allenatori che abbiamo nel femminile, quest'anno dovrà compiere un miracolo, no? Dico, con il rischio di spodestare San Gennaro, perché secondo me con questo organico sarà veramente dura per loro. A parte che hanno preso anche delle ragazze brave, io parlo nel Sì. complesso della squadra, senza togliere nulla. Vabbè, lui ha fatto un lavoro anche nelle precedenti stagioni, dico, quando ha preso il Napoli, che erano in Serie C, quindi ci siamo incontrati, comunque aveva una squadra, forse non la maggior parte, ma almeno 5 undicesimi erano stranieri, confermati poi nella stagione dopo. E che comunque ha dato i suoi frutti, viste le vittorie dei vari dei campionati e quindi il loro ingresso in Serie A. Se si sono rivolte allo stesso procuratore, sicuramente avranno fatto una squadra buona, visto i risultati che hanno conseguito. Poi vedremo un po' quando inizierà il campionato, Vedremo vedremo. se la mia profezia sarà sbagliata, spero per loro di sì, magari. E Beh, dai, me lo niente. auguro, mi sta simpatico, mister Marino. Sì, ma poi il Napoli, io c'ho piacere che sia, ho sempre collaborato con loro perché è una bella piazza, una piazza di calcio. A Napoli il calcio si sa, poi io ho una grande stima per Marino, ma anche per tutto l'organigramma che magari era anche al Napoli e che ora non c'è più. Però c'ho piacere che sia in Serie A perché la città di Napoli è bene che sia che faccia e quindi bene che facciano del loro meglio e si vedrà poi quello che. Anche perché il presidente si è sbilanciato alla grande, quindi mi aspettavo proprio per le parole del presidente, mi aspettavo una campagna acquisti un pochino più sostanziosa, però magari il tocco di Marino le miracola tutte, vabbè. E Può ritorniamo a essere. noi, ritorniamo a noi, perché? Quindi siamo un pochino tutti convinti che bisogna lavorare sui settori giovanili, tirarci sulle ragazze, far giocare il Trani, qualsiasi squadra d'Italia, a parte i grandi club, che però anche loro sono limitati. No, e non possono per il momento andare a prendere le grandi campionesse perché il limite consentito dalla nostra legge non gli permette di annoverarle nelle proprie squadre, no? Però su questa base, quanto è importante, come si fa a tirare su una squadra calcio, un vivaio? Tu che hai proprio scelto questo tipo di attività in una regione come la Puglia, che penso sia anche complicato fare tante cose, no? Beh, sì, sicuramente, anche perché Trani, diciamo, non ha un bacino, siamo in 55.000 abitanti, seppur la squadra, diciamo, è il punto di riferimento per tutta la provincia Abat e anche, insomma, nell'entroterra, diciamo, barese. È difficile, sì, sicuramente in questi anni ci hanno aiutato molto la visibilità che le grandi squadre hanno avuto, perché insomma la difficoltà prima la si incontrava nell'ostilità dei genitori di mandare le ragazze, le ragazzine, quindi la classificazione di questo sport come maschile, quindi di non voler assecondare, diciamo, il desiderio delle loro figlie. Grazie a questa maggiore visibilità, anche i genitori, quelli più convinti, si sono convinti di accontentare le loro figlie, quindi poterle dare questa opportunità. È difficile, però insomma ci stiamo provando, ci stiamo provando, nel senso che un settore giovanile buono, che si rispetti, deve avere dei tecnici qualificati e un impianto sportivo dove poter fare allenamento quando si vuole, e questo diciamo che noi per fortuna ce l'abbiamo, gestendo un centro sportivo e quindi potendo permettere, potendo
diamo una casa alla squadra, alle ragazze. Le ragazze sanno che quando vengono a fare allenamento non c'è solo l'allenamento, però possono stare lì e trovare una persona come punto di riferimento per qualsiasi cosa, che vanno dalle problematiche della scuola, all'alimentazione. Insomma, stiamo cercando di attrezzarci e quindi poter dare un compiuto coinvolgimento della ragazzina, quindi della piccola atleta. Cerchiamo di crescere delle piccole atlete, ecco. Sempre riguardo dei vivai, e da quando io sono entrato in questo ambiente del calcio femminile, quindi da una vita ormai, che si sente parlare dell'importanza della scuola, lo sport nelle scuole, lo sport nelle scuole. Però se ne parla, poi c'è qualche squadra, magari ce n'è anche più di qualcuna, che personalmente fa l'accordo col preside, va nella scuola, promuove, li porta al volantino. Ecco, come siete organizzate voi su questo? Se avete mai fatto un progetto scuola e soprattutto come si potrebbe mettere lo sport nelle scuole a livello nazionale? Un po' come tipo gli USA. Ora non voglio dire come gli USA, no, però fare delle università, dei licei, come è stato fatto in Austria, come è stato fatto in altri paesi più piccolini del nord. Beh, sì, cioè, stai pensando in grande, sarebbe il top quello di creare la scuola con lo sport, un connubio sarebbe perfetto, però diciamo qui in Italia, forse anche diciamo, in Italia, non dico al sud, ma in tutta Italia è ancora un po' utopistica questa situazione. Sì, noi dovremmo entrare nelle scuole, li abbiamo fatti dei progetti negli anni scorsi. Solo che è molto difficile entrare perché anche la scuola devi trovare il preside, insomma, che veda anche Certo. lui, che non abbia la visione distorta di questo sport, altrimenti dice calcio, cioè vieni a fare calcio, quando dietro al calcio, cioè, ci sono tutti quei valori che uno sport di squadra può insegnare alle ragazze e ai ragazzi, quindi la socialità, la convivialità tra di loro. E quindi non ti nego che abbiamo avuto delle difficoltà e spero vivamente, insomma, che diciamo terminata questa fase di emergenza si possa tornare nuovamente a parlare con i vari presidi, con i vari dirigenti per poter entrare nelle scuole e poter regalare insomma queste ore di sport che alla fine ce lo siamo detti in premessa, lo sport è diventato ormai fondamentale nella vita di ciascuno e soprattutto nei piccoli dove comunque l'attività motoria viene sempre meno arranca. Quindi dare l'opportunità alle società del territorio di entrare nelle scuole con i vari progetti, cioè che ok, la nostra società è finalizzata al calcio, però è comunque un'attività sportiva, un'attività che è alla base, cioè dell'attività motoria che serve insomma a tutte le età, a partire dai più piccoli, insomma, ne Anche ludica, sarebbero. no? Perché poi comunque Qua è ragazzini, sempre bambini. un gioco, non ci dimentichiamo che è sempre un gioco, quindi tutto deve essere finalizzato a quello, certo. Al divertimento. Aggregazione sociale, iniziare. Ecco, ma quali sono i valori che tu come istruttrice insegni o cerchi di insegnare ai ragazzini, alle ragazzine che vengono nella vostra squadra? Innanzitutto il rispetto. Non solo diciamo verso le persone più grandi, quindi che può essere il mister, ma il rispetto tra i compagni. Quella è una cosa tra i compagni e gli avversari, una cosa che credo sia la base della civiltà, quindi non del calcio, non mi interessa del calcio. A un certo punto io voglio che si rispettino l'un con l'altro e rispettino l'avversario. Quella è la cosa che per me è la cosa più fondamentale. L'ho sempre detto fin dai gruppi che ho allenato. Possono fare la partita più brutta, sbagliare un passaggio, ma non devono arrabbiarsi tra di loro o arrabbiarsi con gli altri. E questa è la cosa fondamentale. Poi viene tutto il resto. I valori sono importanti anche perché vediamo fuori dal calcio maschile in tanti sport,
dove è bello, prendiamo ecco uno sport che io ho fatto che è il ciclismo, tagliato il traguardo, il secondo si va a complimentare col primo. Invece nel calcio è il primo che va a stringere la mano al battuto, è quello che ha vinto che va a stringere la mano al battuto, no? Anche nelle grandi competizioni. Sì, E, ecco, vabbè. e qui c'è una bella, è una grande differenza di mentalità, no? Sì, vabbè, magari a fine gara, di una gara dove si esce sconfitti, non si ha l'umore di andarsi a congratulare. Magari ci sta qualcuno che apprezza il gioco, apprezza le giocate di un avversario che ha avuto magari uno scontro, comunque giocava nella sua zona, quindi succede che insomma si riconosce il merito e quindi anche se si esce sconfitti si fanno i complimenti all'avversario, però generalmente nella maggior parte dei casi è sempre il contrario, ma quella è una questione credo motiva di una questione emotiva di chi esce Ma anche sconfitto e che forse di magari. cultura, no, del calcio, perché difficilmente si vede una roba del genere. Anche lo stesso pugilato, dove se le danno di santa ragione, e magari e poi si abbracciano, si fanno complimenti, si abbracciano, perché è una sfida che finisce quando arbitro fischiare. E invece nel Certo. calcio è un casino, perché continuano anche dopo negli spogliatoi, magari Ma non si prendono in sempre, giro. dai. Non sempre questo succede. Almeno nel femminile, almeno, quando io ho giocato dopo le partite. C'è stato questo scambio e complimentarsi con l'avversario nel caso in cui insomma si è riconosciuto che l'avversario abbia meritato la vittoria. Sì, poi ci sta che magari la partita si perde per un gol che magari era anche un presunto fuorigioco, tu lì stai un po' arrabbiata e quindi non ci vai da nessuna parte. No, ma io infatti mi riferivo al maschile, non alle donne, perché nel calcio femminile, a parte qualche cosa di rado che può capitare a chiunque, no? Anche nelle migliori famiglie, ma se no c'è proprio il massimo fair play, non, le ragazze si conoscono tutte, sono amiche, ecco, ma questo calcio femminile, come è visto in Puglia? Allora, alla sua platea, nel senso che comunque soprattutto Trani è una piazza storica per il calcio femminile, quindi quando parliamo di calcio femminile sicuramente è un argomento di cui si è parlato e tutti ricordano il famoso Trani 80 che ha vinto scudetti e coppe. Quindi, diciamo, la piazza riconosce il movimento. Le domeniche, quando giochiamo allo stadio, comunque abbiamo un seguito che ci sono genitori, familiari, ma anche affezionati che hanno vissuto quei tempi e che vorrebbero, sperano, come sperano tutti, di tornare a calcare i grandi palcoscenici. Vabbè, il Trani 80 riempiva gli stadi, a quei tempi Sì. cioè, era un altro calcio, però era un calcio bello, tant'è che la famosa bomber Betty Vignotto, grande amica, e ancora oggi si porta dietro, è la bomber che ha segnato più gol in una stagione, 56 reti, al discapito della Gazzoli, che è venuta dopo, molto dopo, che ne ha fatti 54. Quindi. E, insomma, a quei tempi c'erano le sue grandi campionesse, e Trani è stato un faro illuminante per tutto il movimento, no? Sì. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere qualche vecchia gloria, qualche giocatrice quando abbiamo fatto nel 2014 una festa ricordando loro, e quindi in molte la Pavan, Antonella Carta sono venute a trovarci. Anche la Hansen è venuta dalla Danimarca e abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Insomma, hanno lasciato un bellissimo ricordo qui a Trani, quindi sono ben Ma in tutta volute e ben Italia, perché tu ricordate. hai fatto dei nomi di fuori classe che
dalla carta, insomma, un po' tutte, via. E diciamo che c'era Sì. delle grandi. La Morace non ho avuto la fortuna di conoscerla, nel senso che a quella festa è stata invitata, ma non è venuta. Magari viene a Trani, ci sarebbe un piacere, un enorme piacere poterle stringere la mano e fare due chiacchiere con lei. Ecco, te sei arrivata un po' dopo l'80, no? Perché si parla Sì. che è circa 20 anni che sei, che vesti e hai vestito solo la maglia del Trani. Sì. Quindi non si può dire che Irene non sia una donna fedele, mister Mannatrizio, forse ti ha anche scelto per questo, perché. Non lo so, può darsi, E di dovrei sicuro squadra non la cambia, chiedere. ormai. Sì, no, al massimo appendo gli scarpini, però non cambio squadra. Ecco, ma in questi 20 anni che tu hai iniziato e te li sei giocati tutti, eccetera, cosa, la tua riflessione, cosa è cambiato dai primi tempi in questi, ecco, se è cambiato qualcosa in questi 20 anni di tua Carriera. permanenza nel calcio, sì. Beh, sì, quando ho iniziato io da prima mi sono messa in gioco, nel senso che non credevo, insomma, che potessi arrivare, diciamo, a tanto, ma perché si inizia sempre con uno spirito, con un entusiasmo che è quello del divertimento e le cose belle riescono quando riesci a divertirti e a imparare qualcosa. Sicuramente all'inizio, diciamo, molte cose che adesso le ragazze di adesso le danno per scontato non c'erano, non c'era uno staff dietro, medico, sanitario, che anche sul campo, se ti succedeva qualcosa, cioè dovevi arrangiarti con quelle poche cose che c'erano. Quindi, a differenza di ora, che magari la società è più attenta a queste cose perché tiene, insomma, al fatto di ogni singola giocatrice che possa vivere il calcio, l'allenamento, uno stato di benessere assoluto. Quindi sicuramente questo è sicuramente migliorato. Sicuramente ha un aspetto un po' più, come dire, più serioso, nel senso che se io vado a fare l'allenamento, sì, mi diverto perché mi piace stare nel gruppo della squadra, però devo fare l'allenamento, cosa che magari all'inizio, anche nel gruppo, queste cose venivano un po' meno, ecco, diciamo, si è acquisita quella certa serietà che ci può portare, pur non essendo delle professioniste, a pensare come delle professioniste. Quello sì. C'è un graduale miglioramento, c'è stato in tutti questi anni, si sta andando verso, ecco, ma le squadre dilettantistiche in questo momento come si proiettano nel futuro? Riusciranno a trovare il loro spazio da poter collaborare con le squadre professionistiche, magari vendergli qualche ragazzina? Riuscirà il calcio femminile dilettantistico a A superare questa, a sopravvivere. A sopravvivere, ho suggerito. sopravvivere che manca soldi, quello. Sì. Vabbè, la difficoltà del calcio dilettante è quello che comunque fa forza sui vari sponsor che si trovano, che si cerca di trovare. Poi nella situazione economica nazionale attuale, diciamo, è ancora più nero, diciamo, di quanto è nero generalmente. Quindi un po' quello spaventa il fatto di non poter programmare tutto pedissequamente, tutte le varie spese che magari in una stagione si devono affrontare. Però, insomma, diciamo, gli appassionati cercano sempre e trovano sempre un rimedio per poter sopravvivere a questo calcio. Poi ovviamente si avvicina alla scuola professionistica, si vede un po' che cosa, quale accordo, quale tipologia di accordo si può trovare, però diciamo l'anima non la puoi vendere, quindi si cercherà sempre di stare attaccati alla propria squadra.
Sì, ma infatti, ognuno riuscirà a portare avanti un po' come l'artigiano nel mondo del lavoro, no? E Certo. finché c'erano, ora piano piano li hanno, Stanno anche gli scomparendo anche loro. stanno, ecco, stanno scomparendo un po' purtroppo perché è anche il percorso della vita che a un certo punto uno si deve arrendere, ma anche perché Sì. poi non è stato, diciamo, spinto l'artigianato italiano e ora lo vorrebbero ritirare su quando non c'è più i grandi artigiani di una volta. E questo speriamo che non succeda nel calcio femminile, che comunque anche queste grandi società, che però si ritorna lì, grandi società professionistiche, grandi, grandi, però hanno tutti bilanci a debito. Quindi questi bilanci a debito, Juventus è compresa, non è che siano tanto positivi, no? Sotto un punto di vista futuro. Beh, sì, certo, perché significa che non hanno programmato bene neanche loro, che ci si aspetta che lo facciano a regola d'arte. Quindi magari andare avanti con il dilettantismo potrebbe essere una formula comunque che vive sulla passione e il volontariato, ma che però mantiene le nostre radici. È una strada in salita, sicuramente, diciamo, è più facile vendere il titolo ad una squadra professionistica che ne ha bisogno per non pagare multe alla federazione, sicuramente. Ognuno sceglie la strada più facile, no, più facile, sceglie la strada che vuole, quindi se è difficile ma che porta i propri frutti, perché no? Facciamo la strada in salita e vediamo un po' come va. Io sono sempre stato uno di quelli convinti, anche un po' troppo, che per fare lo sport bisogna allenarsi con serietà, bisogna allenarsi di più di quello che ci si allena. Sì. E considerato anche che siamo stati tutti dilettanti, no? E quindi si tornava da scuola, si prendeva la bicicletta, il pallone o la racchetta da tennis e si andava a fare allenamento. E io spesso sono stato critico con le società di calcio femminile, i soliti tre allenamentini, anche fatti bene, però da un certo punto di vista, quindi lo chiedo a te come ex calciatrice, allenatrice, moglie di un allenatore, no? E forzare la mano in una squadra dilettantistica dei tre allenamenti fatti la sera, dopo cena, può essere anche deleterio? Oppure è una strada che bisognerà percorrere per cercare di rimanere agganciate alle altre categorie che possano beneficiare di allenamenti di 2 volte al giorno, eccetera, eccetera. Beh, tutto dipende dagli obiettivi che una società, quindi se la società dilettantistica ha l'obiettivo di raggiungere quei livelli, bisogna forzare la mano, perché alla fine il riconoscimento del professionismo o meno, sì, porterà i suoi vantaggi da un punto di vista, insomma, legale sicuramente, però secondo me bisogna avere la mentalità da professionista, anche se si è dilettante. Quindi, se si vuole fare uno sport, bisogna sapere che dietro lo sport c'è sacrificio. Sacrificio significa anche fare magari tre allenamenti, quattro allenamenti che durano 3 ore, per dire. Magari non c'è la doppia seduta perché, diciamo, un dilettante se va a lavorare non se lo può permettere, però deve sapere che deve dare tanto in quegli allenamenti che fa, sicuramente. Ecco, un ultimo argomento e poi ti lascio alla tua serata in casa anzi, poi e questo, no? Il calcio femminile, parlando proprio degli anni 80, cioè il calcio ha vissuto i migliori anni della nostra vita, l'ha vissuti quando c'era la Federazione Gioco Calcio Femminile all'inizio. Questa i vecchi se la ricordano con tanto rammarico, perché poi furono imbeccati a passare alla Lega Nazionale Dilettanti e piano piano il calcio femminile è andato sempre in declino proprio ai minimi storici. Ora sta riuscendo fuori. Io sono sempre dell'idea, anch'io sono uno fra quelli che non solo vorrebbe la federazione femminile, ma proprio
che tutto lo sport femminile avesse una gestione per conto suo. Te cosa ne pensi di questa strategia un po' folle, magari? Beh, non è folle, anzi, secondo me se hanno visto, cioè, bisognerebbe fare uno studio, se quando c'era la federazione dedicata alla sezione femminile le cose andavano a un certo livello e piacciono queste cose come andava, dovrebbero pensare a rimettere su una federazione dedicata solo alle donne. Tutto dipende da quello che si vuole, quindi anche perché la storia ci insegna che se riusciamo a leggere quello che è accaduto, possiamo anche prevedere qualcosa, per il futuro. Quindi se vediamo che quando c'era la federazione femminile, le cose, il calcio femminile aveva un certo valore all'interno, nel Andava nostro alla Rai, paese, andava su Rai 3, Rai 2, c'era i grandi cronisti, sì. Ameri, c'era i grandi giornali che scrivevano perché c'era gente che buttava, no? Sì, quindi perché no? Bisognerebbe cogliere l'occasione e spingere per una nuova sezione femminile. Però, diciamo, noi non siamo nessuno per decidere questo. No, noi se ne può solo dire la nostra opinione. Ecco, ma per concludere veramente, torniamo all'ultima gara che hai giocato, no? Vabbè. All'ultima, diciamo alla penultima, insomma, alle ultime gare, perché poi di preciso l'ultima quella che doveva essere l'ultima partita, questa grande festa a fine partita Diciamo con. l'ultima partita che, no, ne ho fatte altre che ho concluso. Sì, del campionato 2017-2018, sì. 2018, quindi a maggio del 2018, grande partita, l'ultima con la Virtus Partenope e poi alla fine la sorpresa di quello che poi è diventato tuo marito dopo tanti anni di fidanzamento, credo, no? Diciamo che nessuno se l'aspettava di questa manifestazione con una vasta platea. Quindi plateale, però insomma, si è inginocchiato e ti ha chiesto in matrimonio. Sì, insomma, ce l'ha fatta a chiedermelo dopo 14 anni di fidanzamento. Quindi siamo giunti a quella partita e quella sorpresa. Io non me l'aspettavo di sicuro perché non ne avevamo neanche parlato. Poi ritrovarmi tutti lì, tutte le piccoline che allenavo, queste maglie che messe insieme formulavano quella domanda, insomma, è stata una cosa scioccante. Sì, È scioccante. stata una cosa carina, preparata, fatta bene perché non era neanche facile non farti sapere niente, no? E no, le mie amiche, le mie compagne di scuola sono state tremende su questo perché loro, vabbè, lo sapevano dall'inizio della partita e quindi hanno saputo ben mascherare, insomma, il tutto. Abbiamo pensato alla partita e quindi subito dopo hanno fatto il tutto, sono corse nello spogliatoio per indossare questa maglia, mettendosi in ordine. E io stavo lì imbambolata, ad occhi chiusi, a parlare con le ragazzine, a capire chissà che succede. E vabbè, la vita ti regala queste sorprese. Che però doveva essere l'ultima partita, ma che poi l'ultima partita non è stata, come un po' tutti i campioni, no? Dicono è l'ultima partita. Sì, vabbè, E ma io poi non c'è ho. stata un'altra partita che addirittura avete giocato in 12 e Eh sì. hai rischiato la squalifica a Vitali. E vabbè, l'ho nascosto bene. L'hai Sì, nascosto sì. bene, ma però eravate uno più e Sì, oltretutto sì. uomo. Quindi l'arbitro non ha visto nulla, sono stata bravissima. Sì, è stata, quando è stato? Nel gennaio 2019, che non sapevo di avere Mauro nel mio pancino. E ho giocato anche se non riconoscevo me stessa. Non ero in grado di fare un piccolo scatto di 5 metri e quindi dicevo, ma chissà che mi sta succedendo, sto morendo, farà caldo e quindi invece no, poi abbiamo subito scoperto il motivo di questo rallentamento, insomma, un motivo che mi ha tenuto ferma dal calcio, insomma,
un anno e mezzo, 2 stagioni, però insomma, ne valsa la pena. Una bellissima gioia. E con questo scoop, almeno per Calcio Donne, io vi saluto. È arrivato anche un commento, per fortuna, perché nel calcio femminile c'è questa timidezza cavalcante, no? Raffaella Porcaro che dice grande mister, mentre Sì, nel sì. Cifirmo ci sono sempre una marea di commenti, qui proprio, cioè, ho visto c'è stato dei buoni ascolti, però nessuno ha Beh, commentato. sono contenta, ringrazio Raffaella che conosco e che mi sostiene sempre. Io ti ringrazio per aver partecipato con la tua simpatia e professionalità che ti ha Grazie. distinto anche in tutti questi anni dove ti conoscevo, diciamo, virtualmente su Facebook, eccetera. Poi, grazie anche all'amico Lomolino Contrani, io ho sempre avuto un particolare affetto, così anche con tutte le altre squadre. Però, insomma, ecco, io ti auguro di continuare per la tua strada, di far Grazie. crescere tante ragazzine, di istruirle con i valori che hai detto. Ti ringrazio. Io non vedo l'ora, insomma, di ritornare sul campo, sia da tecnico, cosa che, insomma, prima del Covid, insomma, già stavo facendo, e poi magari chissà ritrovare la forma per poter ancora regalarmi delle soddisfazioni, quello sì. E con questa, diciamo, promessa, io sono sicuro che arriveranno. Io vi do la buona sera, la buonanotte per i vecchietti come me. Grazie, a domani sera per una Ciao a nuova tutti. trasmissione, questa volta però sul nuoto sincronizzato. Buonanotte a tutti e arrivederci. Arrivederci, ciao, grazie Walter. Ciao, grazie a te.